scopre di essere creativi quando non si scopre di essere creativi, nel senso che un vero creativo non lo scopre mai, lo è. E molto spesso lo scopre e lo vede attraverso piccoli semi che poi crescono, ma che non sai esattamente quali sono. Io ad esempio avevo la bugia, dicevo abbastanza bugie quando ero piccolo, e tutte queste erano altro che invenzioni, che narrazioni che poi avrei messo nei miei libri. L'arte della bugia a fin di bene era un'arte, o a fin di male, non importa, anche l'inganno è scrivere piccoli libri già da piccoli. Per cui sì, bugia, inconsapevolezza, rischio, e ci vuole coraggio, perché molto spesso è la vergogna e la mancanza di coraggio che non fa venire fuori le idee. Sarzana sicuramente della farinata straordinaria, focaccia strepitosa, una pasticceria incredibile e quindi un valore assoluto, oltre all'attenzione al contenuto delle cose, ai rapporti con le persone, alla mente, eccetera. Io qui ho avuto il piacere di parlare di cinema, della mia storia un po' strana nell'ambito dei racconti cinematografici, ma anche l'occasione di fare i primi autografi di un libro che si chiama Noi Due, che esce in questi giorni per Rizzoli, e quindi è stato anche un bel aggancio per un feedback col pubblico. Viva la focaccia! Lo studio è ancora molto importante, ma non so se per trovare lavoro o no. Sicuramente per trovare, io direi quasi una gioia dello spirito, se pensiamo allo studio come a un modo di tornare o di essere dentro di sé anche, non tutti sempre fuori, non sempre questa vita in esterni. Se noi tornassimo a una vita un po' in interni, a prendere il piacere delle parole, delle idee, dei pensieri che abbiamo, forse, non so se appunto troveremmo lavoro, ma io penso che la nostra vita migliorerebbe. Ma è un'anteprima particolare, perché non è uno spettacolo nuovo in realtà. Una jam, un happening in cui mischiamo il nostro repertorio delle improvvisazioni e delle idee che ci sono venute così all'impronta, in una sorta di gioco musicale teatrale. Sono curioso anch'io di vedere cosa viene fuori. Ci scambiamo delle cose, abbiamo una scaletta, ma se viene il vento e vola via, spero che qualcuno ci aiuti. È una vera, a volte li chiamavano happening, però non è neanche un happening, è proprio una reazione catena tra il suo repertorio, il mio repertorio, delle improvvisazioni, delle cose nuove che proviamo. Ci tenevo molto a smentire totalmente questa cosa che ha detto. Abbiamo provato sei mesi, per me è stato difficilissimo, perché lui canta delle cose molto complicate. Sì. E ora che le ho provate, spero che lui non devierà da quello che da sei mesi ci siamo detti essere la scaletta. No, io volevo mettere le mani avanti, perché se non sembrava improvvisato, dico effettivamente sì, ma ha ragione lui. È da quanto? Gennaio. Stiamo provando. Infatti, per me è stata una fatica. Compreso Pasqua. Anche i giorni di Pasqua. Anche i giorni di Pasqua, ecco, che ho provato. Che volevo andare in vacanza, ma non si poteva, no. Perché bisogna provare Abdul. Certo. Ecco. Che poi forse non farò. Bisogna vedere. Non la fai? Già alla fine, vediamo. Ma cazzo, hai parlato un fa diesis diminuita apposta per Abdul. Va bene, vediamo. Va. No, non è l'intervista migliore, ma comunque. No, io devo andare a studiare la tromba. Esatto. Però. I maiali girano con le pattine, perché sono. Maiale, quando abbiamo fatto così. Ah! Vuol dire c'è pesce?